Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera Silvana. Buonasera Nick e buonasera a tutti. È arrivato il momento di Padelle Grembiuli, Silvana. Eh? Di Padelle Grembiuli, non soltanto avremo una buonissima ricetta con un nostro chef, ma avremo anche il concorso di Padelle Grembiuli. E avremo il certificato di Euromarché, gli amici di Euromarché, per giocare insieme a noi. Però ricordiamo intanto che la regione questa sera è la Toscana e ci colleghiamo con Plaza Le Ritz del gruppo PMG, dove ritroviamo il nostro Michele Falduto, che andiamo a salutare. Buonasera, buonasera Michele. Buonasera Michele. Buonasera Silvana, buonasera Nick, come va? Ben ritrovati benissimo. Dopo tanto tempo. Sì, piacere rivederti. Sì, grazie anche a, anche a me. Oggi vi voglio presentare delle fettuccine al sugo di coniglio, alla livornese. Allora, ho preparato già all'inizio delle carote, sedano, e rosmarino e aglio, che incominceremo a friggere, con l'aggiunta di funghi porcini, prezzemolo, un po' di alloro, vino bianco, salsa di pomodoro e bacche di ginepro per dare un profumo al mangiare. Allora incomincerò subito a preparare. Incomincerò a friggere il coniglio. Prego, prego Michele. Michele, vedo che il coniglio è qualcosa che tutti amano. Sì, non ci sono perché dubbi. Il coniglio ci vuole un po' di tempo, diciamo, per cucinarlo. Allora io sto cominciando a cucinarlo intero, perché cucinandolo un po' si separa le ossa dal coniglio. Se lo fate disossare prima, è possibile che ci sono degli ossicini che sono dentro il coniglio, dopo, nella salsa. Allora capito. Si cucina piano piano qui, a fianco, in una pentolina, incominciamo. Sempre la base che è l'olio d'oliva. Sì, la base di olio d'oliva con le carote, sedano, rosmarino e aglio. Allora incominceremo a friggere questo. È importante, a chi gli piace, mettere pure i fegatini, che danno un gusto particolare. Fegatini di coniglio. A te piacciono i fegatini, Silvana? Fegatini di coniglio. No, diciamo che te li posso lasciare, Nick, se ti va puoi mangiarli tu. Ma c'è molta gente... Ti faccio questo favore. No, nemmeno a me piacciono, quindi però molta gente ama i fegatini, intanto Michele... Sì, molta gente. Molta gente, questo perché la salsa, dopo quando incomincio, si cucina per una quindicina di minuti il coniglio, dopo lo devo disossare, si taglia a pezzettini e si metterà dentro la salsa. Ok, quindi il coniglio va proprio nella salsa, non è che qualcosa che aggiungiamo proprio... No, si deve cucinare un po', ecco, sono passati, è bello rosolato già, allora... Questa è una ricetta, Michele, che hai già cucinato? Sì, vi dico perché io ho scelto questa ricetta, perché io ai tempi quando ero giovanissimo ho lavorato per un periodo per lo zio della cantante famosissima Gianna Nannini. Sì. E allora si chiamava Enzo Nannini, ho lavorato a Cecina in provincia di Livorno e questo signore mi invitava spesso a casa sua, anche quando ero a Milano, e spesse volte lui era cacciatore, allora faceva la lepre o il coniglio perché sapeva che a me mi piace. Allora dopo 47 anni volevo ricordare il suo nome, visto che la persona non c'è più, allora ho scelto di fare questa ricetta oggi. Ma che bello Michele. E l'abbiamo con piacere visto. Intanto siamo arrivati già al momento della prima fermata, perché andiamo con l'indovinello. Michele, mentre tu continui a cucinare, noi andiamo a giocare con l'indovinello e poi saremo di ritorno subito dopo. Va bene Michele, tra poco, rimani con noi. Va benissimo, grazie. E siamo già collegati con Rina per il concorso Padelle Grembiuli. Buonasera Rina. Buonasera. Come va? Bene, grazie.
Che bello. Benissimo, fa piacere sentirla. La vogliamo conoscere, Silvana? Rina, buonasera. Sì. Intanto, Rina, vogliamo sapere, il bello di questo concorso con noi è di conoscere voi più che altro. Rina, è, sì. è nata qui oppure è nata in Italia, Rina? In Italia, a San Nicandro di Bari. A San Nicandro di Bari, sono molti, sì, molti, sì, molti a Montreal da quelle parti, molti, sì, sì, molti pugliesi. E lei è andata, è ritornata in Italia? Sì, l'ultima volta era il 2016. Sorprende sempre la nostra bella Italia, è sempre bella, eh? Ci sì, manca. Bella. È ritornata manca. Proprio nelle Puglie, Rina? Sì, le Puglie è in Calabria. Bello. Sì, già che ci siamo, sì, conosciamo questa bella Italia. Intanto, Rina, qui a Montreal, dove abitate voi? Adesso abito a Mascouche. A Mascouche. Ma ci sono degli italiani anche a Mascouche? Perché insomma gli italiani sono sì, un po'... Sì, sì, ero sorpresa, ci sono molti italiani qui. È proprio vero che siamo veramente dappertutto, mm-hmm, noi italiani. Vero. Che sì, bello. Allora, vediamo un po' se riusciamo a giocare. Silvana, siamo pronti? Abbiamo l'indovinello. Silvana vi aiuterà, sì, se lei non, mm-hmm, conosce la risposta. Va bene, Rina? Sì. Va bene, attenzione, va bene, attenzione, ecco l'indovinello, il cronometro è di un minuto e la domanda è: quando più togli, più cresce. Cos'è? Via il cronometro. Quando più togli, più cresce. E si può fare aiutare da Silvana, eh? Sì. Ok, allora Rina? Come dice? Basilico. Il basilico. È vero che più lo togli più cresce, Silvana? Comunque infatti, non è il basilico. No, però, allora, bisogna scavare e poi questa cosa diventa più profonda, più larga, più grande. Bisogna scavare. Che cosa si scava? Il? Diciamo prima di piantare il basilico. Devi fare? Devi fare? La terra. La terra, no? La terra, sì, scavi la terra e fai il, un, fai un... Scavi, sì, la terra... l'ho sentito, che cos'è? Qualcuno l'ha detto. Il buco. Il buco! Sì. Era un suggeritore, era un suggeritore. Chi è il suggeritore, Rina? Mio marito. Allora, salutiamo, bravo, salutiamo, salutiamo. Complimenti, complimenti a tutti e due. Era molto semplice, ma allo stesso tempo difficile. Questi sono, sì, gli indovinelli. Beh, questa è la... Però ringraziamo e riceverà il suo regalo a casa, Rina. Vuoi salutare qualcuno, Rina? Vuoi salutare qualcuno? Salute a tutti italiani. Grazie. Benissimo, Rina. Mio fratello. Come si chiama tuo fratello? Antonio. Antonio, salutiamo Antonio. E Nino. Benissimo, salutiamo Antonio e Nino e salutiamo anche te, Rina. Grazie per giocare con noi. Grazie. Buona serata, buona serata. Buonasera. Siamo di ritorno alla regione questa sera in Padelle Grembiuli e la Toscana. Vi ricordo che ci ricollegheremo tra poco con Plaza Larez dei PMG Group ed è
come al solito Michele Falduto, che andiamo a ritrovare. Ricordiamo il piatto questa sera: pappardelle al sugo di coniglio alla livornese. Viene l'acquolina in bocca, perché a me piace il coniglio, Silvana. Bene, ritorniamo da Michele. Michele, vediamo che sei all'opera. Continuiamo a fare la ricetta. Ho già tagliato il coniglio, perché è stato precucinato per 15 minuti prima. Perfetto. Ho tolto le ossa e l'ho cominciato a cucinare dentro la base di carote, sedano, prezzemolo e rosmarino. Adesso incominciamo, ho dei funghi porcini che ho messo a ammollare. Adesso li strizzo bene, perché bisogna togliere tutta l'acqua. E aggiungiamo questi funghi porcini, che hanno un profumo particolare, bellissimo per tutta la gente che amano la selvaggina. Allora aggiungiamo le bacche di ginepro, 2-3 bacche di ginepro, una foglia di alloro, e incominciamo a farlo rosolare bene. Dopodiché gli mettiamo un bel bicchiere di vino bianco, perché al coniglio gli piace. Ma questo mi domandavo, come mai il vino bianco ancora non era, cioè non l'avevi messo in padella, ma perché lo dovevi aggiungere dopo? Adesso ho capito. Sì, l'ho messo dopo, perché rimane dentro con la salsa. Allora, una volta che è rosolato, mettiamo il vino bianco. E aggiungo della salsa di pomodoro. Adesso deve cucinare lentamente per entro 30 e 40 minuti, dipende da quanto lo spessore del coniglio, come l'avete preparato. Allora deve cucinare piano piano per 40 minuti. Allo stesso tempo, mentre cominciamo a cucinarlo, possiamo cominciare a mettere l'acqua per fare le pappardelle. Allora, questo è un sughetto che veramente per i conoscitori di pappardelle al coniglio, di selvaggina, che la gente amano la selvaggina, è un piatto squisito. Ci vorrà un po' di tempo forse per prepararlo, prenderà un'ora per cucinarlo. Però ne vale la pena. Ne vale la pena. Sì. Per la gente, sì, ne vale veramente la pena, perché non è qualcosa che ognuno di noi mangia ogni giorno. No, certo, un piatto della domenica, Michele. Bello, bello. Sì, della domenica, bisogna alzarsi presto. Bisogna prima andare a cercare il coniglio dopo. Intanto ringraziamo gli Euromarché per appunto gli ingredienti. Sì, 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 volevo ringraziare anch'io, perché sono stati gentilissimi. Poi ci hanno dei bellissimi conigli qui, per esempio. Se uno prende un coniglio di un chilo ci farà più o meno 6 porzioni. Allora, 6 porzioni di salsa. Beh, ottimo, ottimo, è un ottimo piatto. E poi lo sappiamo, il coniglio lo amano tantissimo. È anche una carne che comunque è buona, quella del coniglio, vero? Sì, sì, è una carne bianca che forse la gente mangeranno forse un po' tutti, mangiamo più pollo che coniglio, perché forse, non lo so, la gente non gli piace forse cucinare il coniglio, ma è un piatto fantastico. Sì, io sì. Quando ero piccolo mangiavo sempre conigli, mio padre ne aveva un allevamento, ne teneva entro 100 e 150, allora sono cresciuto con i conigli, per quello quando cammino salto. Cammino salto tutto veloce. Comunque la Toscana è chiaro, questo è un piatto particolare, pappardelle al sugo di coniglio alla livornese, a Livorno. Questo è un piatto sicuramente che lo ha appena detto anche Michele, tutta la zona è molto interessante per la selvaggina, ed è quello che vi stiamo offrendo questa sera in Padelle Grembiuli, ed è Michele Falduto, sempre pronto. Allora, abbiamo ancora qualche minutino prima della pausa pubblicitaria, poi ci sarà, quando ritorneremo, anche l'assaggio e la fisarmonica dalla Toscana questa sera, anche. Vorrei ricordare, ci sarà anche appunto una delle fisarmoniche, Riccardo Ambrogini, che andremo a salutare un po' più tardi. E intanto vediamo le pappardelle che sono... Intanto Michele ha buttato la pasta. E
è in azione, eh? Lo vediamo su due fronti, da una parte il coniglio e da una parte la pasta. Allora, il set lo vedete, ricordo che siamo lì a Saint-Léonard, là dove c'è il mitico buffet, le sale da ricevimento, le Ritz, ma che bello! Plaza Le Ritz. Plaza Le Ritz, ed è appunto una proprietà di PMG, quindi è sempre storico quel posto lì a Buffet Le Ritz. Lo ricordiamo tutti? Sì, c'è una storia di almeno una trentina d'anni, credo, forse anche di più. No, forse anche di più, forse 40 anni da quando dal primo buffet che è stato dal signor Rizzo nei tempi forse degli anni 80. Sì. E poi dopo è stato cambiato proprietario, era Peter Triassi che aveva preso questo, che l'ha chiamato Le Ritz. E dopo è arrivato, dopo un po' di anni, c'è il signor Camillo e Orlando che hanno continuato forse per almeno 25 anni. Ah, incredibile. Che hanno fatto conoscere veramente la cucina italiana a Montreal. Senz'altro, approviamo quello che sta. Ci tengo a dirlo perché sono veramente delle persone squisite, sono veramente delle persone brave e all'altezza di tutte le situazioni. Sì. Orlando, abbiamo il Camillo, piacere di conoscerli, infatti, quindi salutiamo. Cogliamo l'occasione per salutare Pietro Triassi, per salutare Orlando e per salutare Camillo. E per salutare tutti gli sposi che ricordano questo fantastico sale da ricevimento Le Ritz, ricordiamolo di nuovo, è Plaza Le Ritz adesso del PMG, ed è Michele Falduto. Michele, ci fermiamo, una pausa pubblicitaria e poi saremo di ritorno dove ci sarà anche l'incontro. Va bene, io continuo intanto. Va bene. Grazie poco. Mille. Siamo di ritorno ed è la Toscana questa sera sotto i riflettori, lo ricordiamo, con Plaza Le Ritz a Saint-Léonard di PMG Group. Ritroviamo Michele Falduto, Silvana, e il piatto lo ricordiamo di nuovo, pappardelle a sugo di coniglio alla livornese. Sì, infatti ritorniamo da Michele che è pronto per impiattare e poi per assaggiare per tutti noi a casa. E i profumi. Sì, profumi. Allora la salsa è pronta, bella e pronta. Le pappardelle sono pronte pure, allora cominciamo a scolarle bene. Ah, bene. Voilà. Le rimettiamo in padella. Prenderà tutti i sapori, Silvana, prenderà tutti i sapori. E adesso cominciano i problemi più grossi. Quando vediamo, insomma, quando bisogna mangiare è sempre un problema. Quando bisogna mangiare diventerà dopo mangiate diventa il problema, prima no. Mamma mia, la buona cucina italiana, ma guardate che splendore, Silvana. Sì, io metto da parte tutti i fegatini. Comunque, vabbè, una bellissima ricetta. Ma uno, se delle volte uno non gli piacciono, allora i fegatini li eviterà, li mangerà solo il coniglio e lascia i fegatini a parte. Certo. Li dà a chi ama mangiarli. Ecco fatto. Sì. Basta così per te, Silvana, quel piatto, oppure? Una grande porzione. Ce n'è un altro pure per Nick, ma ce n'è pure un altro per Nick. Grazie Michele. Non so se uno gli piace il formaggio, io ce lo metto. Allora, mettiamo un po' di formaggio. Ma che tortura. E allora, ed ecco la famosa santa forchetta. Il piatto è bello e pronto. Allora non so se c'è una forchetta. Ah, ce l'ho la forchetta. Ce l'ha sempre a disposizione. Allora per assaggiare le pappardelle col sugo al coniglio. Buon appetito! Non è solo quando uno lo mangia, anche il profumo, solo il profumo di tutti gli ingredienti che gli ho messo dentro. Evviva, certo. Evviva, comunque evviva. Fatelo a casa, domenica fatelo a casa, mi raccomando, che ne vale la pena.
Che bello. Bene. Michele Falbuto. Grazie Michele. Michele, grazie mille. Prima di salutarci, Michele, ti ringraziamo. Salutiamo tutti gli amici di Plaza del Ritz del gruppo PMG. Ma cosa vuoi salutare qualcuno grazie. Tu? Volevo salutare Johnny Pagliarulo, che è il mio datore di lavoro da parecchi anni, che mi sostiene ancora oggi. E ci tenevo a salutare il signor Vince Morena, che è stato il grande realizzatore di tutti i PMG a Montreal e fuori. E lo salutiamo allora, anche noi. Lo salutiamo anche noi, salutiamo sì, tutti okay, gli grazie. Amici. Grazie, buon appetito e alla prossima. Grazie bene, Michele, ciao. Buonasera. Michele ciao. Falduto, e ringraziando tutti questi amici e tutti voi che ci seguite da casa, grazie per essere stati con noi. E si conclude sempre dando omaggio alla regione toscana con il fisarmonicista, appunto con Riccardo Ambrogini. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, sono Riccardo Ambrogini e rappresento la Toscana. Per voi Firenze sogna. Ciao a tutti gli amici di Montreal!